È arrivato pure il pupazzo, adesso la mascotte, tra poco comunque si parte. Un italiano, un francese, un tedesco, uno spagnolo e un inglese, questa non è una barzelletta e nemmeno una pubblicità, ma la storia della passione comune per l'atletica amatoriale e ma come al solito partiamo dall'inizio. Giovedì mattina sono a Budapest, vado a fare la mia solita corsetta prima di andare allo stadio. Comunque anche a mezzogiorno si corre davvero molto bene, perché qua di fianco al Danubio la pista ciclabile è assolutamente ben curata e gestita. Mi sono portato le Infinity Run 4 di Nike perché una parte dell'evento sarà con l'azienda americana. Più che correre però mi butterei dentro un Danubio oggi. Fa davvero caldo, anche se forse probabilmente guardando le temperature in meno dei giorni scorsi. Vabbè, comunque ottimo panorama. In realtà è sicuramente più corribile di quello che pensassi. C'è un bel venticello che aiuta. Sono arrivato direttamente allo stadio correndo, quindi adesso vediamo un attimo come fare a riprendere al meglio. Non mi sono perso perché ho a disposizione pure l'ultimo Garmin, poi si dice che faccio la marchetta, l'ho pagato io. Sono vicino a una sorta di superstrada e quindi adesso torniamo indietro. Durante il giorno poi ho approfittato per acclimatarmi, sono andato a vedere le batterie dei 5000 con un mocatir spettacolare e poi il giorno dopo ho partecipato all'evento Nike. Stiamo facendo il social run con Paul Radcliffe, sono le 2:30, però comunque io stamattina ho già corso. Ho chiesto alla campionessa mondiale, recordman del mondo per 16 anni, se si può correre con le Air Force One di Nike. You know what, I had to run in the Air Force Ones in Morocco not long ago because somebody dropped out of the 400 relay, 4x400 relay, and I had to jump in and run around. And so yeah, I can do a 400. Nel pomeriggio poi c'è stata una presentazione super interessante dell'evoluzione delle scarpe da pista Nike, ma soprattutto l'anticipazione della futura scarpa Nike che uscirà nei prossimi giorni. My favorite training shoe at the moment is the new Vomero 17 that will be coming out pretty soon. Ho poi potuto chiedere al product director Nike l'evoluzione delle mescole dell'azienda americana e soprattutto se il ReactX fosse un mix tra lo ZoomX e il React, e dalla sua faccia si capisce tutto. As we learn more and also we have these new cushioning technologies, that's all of a sudden that is a new ingredient that can be added to the chefs. I can't comment on that specific foam here today, but again, it is one of those ingredients. Yeah. Alla sera nuovo passaggio allo stadio con la visione della staffetta italiana spettacolare e poi il giorno successivo shakeout run con il coach Nike. Adesso stiamo preparandoci per quello con il coach Nike ufficiale, vediamo come imposterà l'allenamento e soprattutto quale riscaldamento ci farà fare, visto che comunque qua secondo il mio Garmin ci sono già 30 gradi. Siamo sul percorso della maratona donne, cioè in realtà vicini ovviamente non ci fanno entrare. Chiaramente domani ASICS, mentre oggi stiamo tutti correndo con l'Invincible Run 3. Non so se definirla una corsa, una corsetta oppure una gita turistica, però di sicuro il percorso è molto molto bello. Stiamo entrando nel mercato coperto, dicono che sia uno dei più grandi al mondo, in Europa. Are you ready for tomorrow? Yes, I'm ready. 35? Todavía estoy en pretemporada. Más adelante. Cristina, seguitela su Instagram. Fa davvero degli allenamenti pazzeschi, è molto interessante. Any advice for tomorrow for the race? Fun, enjoy the heat, embrace the fun, and do the best that you can do. Enjoy. Fa un caldo micidiale, mi sono accorto ricevendo l'email che di fatto hanno capito, sono le 11, volevo correre proprio nel momento in cui domani alla stessa ora ci sarebbe stata la gara, l'hanno accorciata a 6 km, cosa molto intelligente anche perché comunque qua davvero si suda, poi devo correre con una maglietta nera, vabbè, quello
forse il minimo dei problemi. Finito l'evento Nike, sono andato a ritirare il pettorale in casa ASICS, tra l'altro sarebbe davvero molto luminoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Sono finalmente arrivato a Elizabeth Square, dove vado a ritirare il pettorale. C'è un gran casino, ma in realtà dovrebbe essere un'attività molto semplice. Casa ASICS, speriamo di trovare nuove scarpe, soprattutto quelle da pista. Ci sono tre modelli, questo è il modello LD, Long Distance, che si caratterizza per avere una struttura molto diversa rispetto a tutte le altre scarpe. È senza chiodi fondamentalmente, ma ha una trazione eccezionale per questa tipologia di scarpa. Ci sono poi anche le MD, che queste invece ce l'hanno i chiodi. Sono scarpe leggerissime, forse non adatte a noi vecchietti, però hanno il loro perché. Ci sono poi le scarpe di Curly, quelle con 7 chiodi, quelle per correre i 100 e 200 metri. Hanno comunque una mega piastra in carbonio su tutta la superficie. Ho poi voluto analizzare, come da manuale del giovane podista, il percorso della gara del giorno successivo. Sono alla Piazza degli Eroi, progettata e realizzata per celebrare la conquista millenaria del bacino carpatico e poi anche la Piazza degli Eroi, perché c'è la maratona domani mattina, ore 7, passeranno di qui 4-5 volte. Adesso devo fare un attimo mente locale. Ultimo cenno storico, qua ci sono i 14 regnanti ungheresi e soprattutto 4 figure allegoriche che rappresentano il lavoro, la prosperità, la pace e la guerra e soprattutto la conoscenza e la gloria. Siamo andati a vedere le terme per capire se potevo fare una crioterapia o qualcosa di simile, perché qua fa un caldo pazzesco. È chiaro che alle terme stavo scherzando, invece il recovery bath comunque c'è ed è vicino ovviamente a dove si cambiano gli atleti. Lì ci sono le varie postazioni. Sono invidioso del fatto che comunque possano fare questa crioterapia, ma sarà comunque molto molto complicata per il caldo di domani. Alla domenica mattina mi sono svegliato presto per andare a vedere la gara della maratona, almeno una quota parte. Budapest, 7:30 del mattino, vado a farmi una piccola corsetta prima della gara. Le condizioni atmosferiche sono leggermente migliori rispetto a quelle che mi aspettavo. Ho pure visto il passaggio dei maratoneti, ne è valsa davvero la pena. Mi sono fermato praticamente dopo 5 minuti di corsa. Sembra che comunque faccia davvero caldo. Li ho trovati molto concentrati, ma al tempo stesso provatissimi. Siamo all'arrivo della maratona a Piazza degli Eroi. Ieri c'era assolutamente molta meno gente. Adesso facciamo un piccolo riscaldamento. Manca ancora 1:30 alla gara. Comunque ho deciso che farò un allenamento qualificato, magari qualche chilometro a ritmo lento, corsa lenta di riscaldamento. Già stamattina ho fatto 5 km di corsetta e poi nella gara primo chilometro abbastanza lento, poi cercherò di tirare un pochino. Are you girls ready for the run today? Yes, of course we are. Well, for me it's gonna be a training actually. Yeah, more of a tempo session because I have an important race next week, so this is warm up for that. Wow. I plan to go as fast as possible, but we'll see what's the weather and like how it's gonna be possible to run. For me, easy run because I travel for my leg and easy. Siamo alla partenza, cerchiamo di partire abbastanza davanti in modo tale da poter poi filmare in maniera piacevole per chi guarda. Siamo all'interno della Piazza degli Eroi, stiamo andando alla partenza. Molto interessante, c'è altra gente che filma e adesso aspettiamo 15 minuti prima di partire. Planning just to take it easy, enjoy myself. It's far too hot to be racing hard, so just gonna enjoy myself. How about yourself? Same. Actually, this time I will be vlogging all the race. I think it's great. I think we all are ready and we are warm. Okay. What do you think about the shoes? For the time being, it's good. I tried several times for some workout. È arrivato pure il bubato. Adesso la mascotte, tra poco comunque si parte. Poi la gara purtroppo ha preso una piega inaspettata. Stiamo andando anche un po' troppo forte. Però al secondo chilometro 3:20 di media. Dai, proviamoci. Sorba, topso io nel tempo pulito! Metà gara, terzo chilometro, sempre 3:20, tanto tipo,
Molto bello. Quarto chilometro. Ho rallentato un attimo. Beh, 3:23 penso il passaggio. Comunque si sta bene. Bello correre così. Passaggio al quinto. Manca un chilometro all'arrivo. Tutto bene. Tempi comunque buoni. Getto d'acqua importantissimo in questo finale di gara. Stiamo soffrendo tantissimo. Sono all'arrivo, c'è tantissima gente, bellissimo. Io ho passato pure uno, non l'ho visto. Sono arrivato assieme alla prima. Cioè no, la prima è arrivata, poi sono arrivato io. Ma posso dire che l'ho fatto soltanto per filmare. Comunque, bellissima gara. Un caldo così lo ricordo soltanto a Dubai. Mi è piaciuto tantissimo. È stato fantastico. Thanks for the organization. Très chaud, c'était très dur, mais superbe vêtements. C'est la chance d'une vie qu'on court ici. Et les chaussures? Chaussures au top. Génial. J'ai déjà couru avec, elles sont incroyables. Disamina caldo della gara, sono passato ai 5.000 in 16:40. Quindi, secondo me, sono in una discreta condizione fisica. Nonostante questo caldo, non ho dato il massimo perché ovviamente non aveva nessun senso. Adesso vado a fare il defaticamento con i miei amici e colleghi di Top 4 Running. La gara mi è piaciuta e soprattutto ho notato che le scarpe fossero abbastanza stabili. Sicuramente hanno una trazione migliore rispetto a quella che pensavo correndo più o meno a questa velocità alla gara di Malaga. Forse l'hanno leggermente migliorata, questo non lo so. Boh, secondo me questa ha dato tutto quello che serviva a un vecchio come me per correre comunque molto velocemente. Sto andando a beccare la family. In effetti è stata una gara eccezionale, mi sono divertito parecchio. Questo evento organizzato benissimo da Top 4 Running mi è piaciuto tanto. Cercherò di farmi invitare ad altri eventi perché comunque mi piace collaborare con le aziende vincenti. ASICS e Nike hanno raccontato tutte le loro storie. Voi nel frattempo stay strong, keep running, scrivetemi qua sotto quali altri video vorreste vedere. Ciao, alla prossima, torno in Italia. Ciao!